Salve, benvenuti alla lezione di oggi di Pane e Internet, il progetto della Regione Emilia-Romagna che ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i cittadini. Io sono Damiana Gugliari e mi occupo di educazione e formazione digitale. Oggi parliamo del fascicolo sanitario elettronico. Ma cos'è il fascicolo sanitario elettronico? Come può essere utile e come attivarlo? Andiamo a vederlo insieme. Il fascicolo sanitario elettronico è l'insieme di tutti i nostri dati di tipo sanitario, presenti e passati. Una sorta di cassetto dove è riposta, ordinata in modo sicuro, tutta la nostra documentazione sanitaria, disponibile online. Cosa c'è all'interno del fascicolo sanitario elettronico? Ci sono gli esiti delle visite, degli esami, i referti del pronto soccorso, prescrizioni di farmaci, le prenotazioni delle visite che abbiamo in programma, il certificato vaccinale, piani terapeutici, moduli di autocertificazione, comunicazioni riguardanti gli screening e molto altro ancora. E cosa è possibile quindi fare tramite il fascicolo sanitario elettronico? Possiamo pagare online il ticket delle visite, prenotare, spostare o disdire visite ed esami, scegliere e cambiare il nostro medico di famiglia, accedere ai risultati degli esami senza doverli andare a ritirare fisicamente. E per attivarlo, come devo fare? In Emilia-Romagna il fascicolo sanitario elettronico è attivato d'ufficio per tutti i residenti in regione che abbiano un medico di base sempre in regione. Non è quindi necessario fare alcuna operazione per attivarlo. Ma ora andiamo a vedere insieme come si accede al fascicolo sanitario elettronico dal nostro computer. Come si accede al nostro fascicolo sanitario elettronico dal PC? Apriamo il nostro browser, cioè il programma che usiamo normalmente per navigare sul web, che potrà essere per esempio Chrome, Firefox, Edge, Explorer o Safari, nel caso usassimo un Mac. Nella barra di navigazione digitiamo www.fascicolo-sanitario.it. Si aprirà la home page. A questo punto scegliamo la modalità di accesso che preferiamo. Per accedere è possibile utilizzare SPID, il sistema pubblico di identità digitale, la carta d'identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi. Le vecchie credenziali del fascicolo sanitario elettronico e di Federa non sono più valide dal 1 ottobre 2021. Dopo aver effettuato l'accesso, ci troviamo nella pagina principale del fascicolo, dove sono elencati i nostri documenti più recenti. Per ognuno è messo in evidenza se la prestazione è stata prenotata o già erogata. In alto, di fianco al nostro nome, possiamo selezionare il nostro fascicolo elettronico oppure quello di una persona di cui abbiamo la delega, un minore o altra persona di cui abbiamo la tutela. È possibile delegare fino a 5 utenti e ricevere 5 deleghe. Quindi, per esempio, una persona anziana con difficoltà a usare il fascicolo sanitario elettronico potrà delegare un nipote o un'altra persona di fiducia per consultarlo. Nel menu in alto a destra, di colore verde, possiamo selezionare i servizi disponibili. Possiamo consultare le prenotazioni delle visite con il Servizio Sanitario Nazionale, oppure in libera professione, oppure prenotarne delle nuove consultando le disponibilità. È possibile inoltre pagare il ticket online, cercare un medico di famiglia o cambiare il nostro. È infine possibile compilare le autodichiarazioni per le esenzioni del reddito. Nel menu in alto trovate anche le notifiche, l'elenco di tutti i nostri accessi al fascicolo sanitario elettronico, registrati per motivi di sicurezza. Nel menu trovate anche due tasti in evidenza di colore arancione. Il primo riguarda la prenotazione per la vaccinazione contro il Covid-19, il secondo le prescrizioni dei farmaci. Per dubbi sull'utilizzo del fascicolo è anche disponibile una guida online con definizioni, procedure e risposte alle domande più frequenti, accessibile dal menu in alto oppure sul sito support.fascicolo-sanitario.it. In conclusione, sul fascicolo sanitario elettronico troviamo tutti i documenti che riguardano la nostra salute. È utile per essere sicuri di avere tutto in un posto ordinato, accessibile, sicuro, che permetta l'accesso anche a chi ci cura, senza il rischio di perdere documenti importanti oppure ricette mediche. La lezione di oggi è terminata.
Per restare aggiornati sul progetto potete visitare il sito www.paneinternet.it. Grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento!